Onzughi, palla in avanti, giocata verso Benedetti, va all'uno contro uno, Benedetti allarga sulla destra dove c'è il cross in mezzo, il tocco di Silla e la parata di Quintiero. Quasi 170 presenze in Serie C per lui, la mette dentro, colpo di testa e grande risposta di Barbieri. Due si sono scontrati precedentemente, subito un colpo, Onzughi, sembra nulla di grave però. Rimessa laterale, colpo di testa, poi attenzione a Pedrabissi, ci prova da fuori e il pallone finisce a lato, bella occasione per l'Ardor Lazzate. Si propone Cerreto sulla destra, in avanti, corno non ci arriva invece Migliavacca, entra in area, Migliavacca va sul destro, il tiro! Fuori di pochissimo, fuori di pochissimo. In ogni caso, calcio d'angolo per la squadra di Lazzate, il pallone messo dentro, la girata di Marioli a stacco di testa imperioso sul primo palo. Pedrabissi, giocata intelligente verso Benedetti che prova a passare, non ci riesce ma arriva Malvestio, poi Pellini, Onzughi a supporto della manovra. Silla sulla destra, va sul mancino, la mette dentro verso Benedetti. Marioli a centrocampo, il controllo di Fugal che prova ad avanzare, cerca l'1-2, palla dentro verso Pedrabissi che arriva al controllo, scarica il pallone alle sue spalle, Benedetti verso Pellini, Pellini cerca il cross per Silla che si inserisce molto bene, Silla in mezzo basso, pallone respinto, ancora Silla, cerca un altro cross, poi il tiro, il gol dell'Ardor Lazzate, il gol di Guanciroli, 1-0, passa in vantaggio l'Ardor. Nell'angolino, 1-0 per l'Ardor e ora cambierà inevitabilmente la partita, è proprio Guanciroli che recupera un ottimo pallone, Malvestio in avanti, Guanciroli proprio lui, stop di petto, il tiro! Parata di Quintiero, poi la rovesciata di Malvestio e calcio di rigore per l'Ardor. Clamorosa Lazzate nel giro di 2 minuti, gol del vantaggio e calcio di rigore. Arriva il fischio dell'arbitro, 2-0 il raddoppio dell'Ardor Lazzate, Pedrabissi non sbaglia e da calcio di rigore arriva il secondo gol dei padroni di casa, micidiale, 1-2 dell'Ardor Lazzate. Mediano serve di nuovo Alessio Zefi, in avanti Malvestio, Guanciroli con il petto, grande giocata gli ho dato, Malvestio entra in area, la mette dentro, il controllo, il tiro e la parata in due tempi di Quintiero. Ardor Lazzate vicinissima al gol del 3-0, tiro. Parte proprio corno, va direttamente in porta, pallone altissimo, quello del numero 10. Rimessa di Opat, poi Deodato dal limite cerca di farla passare, non ci riesce, Deodato alla fine allontana, difesa della Caronnese che però rimane sotto, Marioli ci prova da lontanissimo, parata di Quintiero, Marioli stava sfiorando un gol praticamente da 40 metri. Marioli prova a ripartire, Deodato lo insegue, Brignoli trova Diatta libero al centro del campo, sale dalla parte opposta Lorusso, entra in area, Lorusso sul destro, il tiro e il gol della Caronnese, 2-1 il gol di Lorusso. E ora Guanciroli che va a battere questa rimessa, anzi non la va a battere perché la partita finisce qui, l'Ardor Lazzate batte 2-1 la Caronnese grazie ai due gol nel giro di 3 minuti, Guanciroli al 57esimo, Pedrabissi su rigore al 59esimo, nel finale all'88esimo Lorusso ha provato a rimettere in gioco la Caronnese che però è uscita sconfitta e superata in classifica proprio dall'Ardor Lazzate che in questo momento ha 39 punti.